si guai. Bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Ci imprigionano le menti, ci imprigionano le menti. Buon pomeriggio a tutti. Vento caldo su di tasca, una nuova sfida e basta. 15 anni il tuo sorriso fanno breccia sul tuo viso, e quando ti vedo vorrei stringerti forte, ma siamo fatti di cielo, siamo fatti di sole, di amore, di sangue. Thank you.
senza un ritorno. Faccio leggere la mia, che si leggono i cazzi. Vieni più vicino, vieni più. Intanto lui si chiama Iori Cilloni. Allora, riduci,
Rius, già si fa fatica perché hai veramente un mappamondo, quindi ripara, recupera e ricicla, l'associazione 5R. Comunque ci sarà un concerto. È quello che faranno dopo che ti hai messo le mani addosso, ripara, recupera e ricicla. Sì. No, ma sì, per dire che sabato 9 maggio 2020 non prendete appunto impegni, perché da Casa Romano tutti a Montechiari, cioè ci spostiamo da Casa Romano a Montechiari, non solo con questa maglietta, ma con quest'idea, con questa grossa idea. Padre Giorgio, il clima ha bisogno di noi, i nomadi ci sono, insieme per aiutare a salvare il pianeta. Grazie a 5R, zero sprechi, se tutti facciamo poco, insieme possiamo fare molto. Veramente, quindi vi aspettiamo e soprattutto ci aspettiamo di fare le cose giuste, come vanno fatte, non come hanno fatto... sto scherzando, prego. Sta scherzando col fuoco, lui non lo sa. Siamo noi assetati di vita, siamo noi passeggeri del tempo.
magia del nuovo. Grazie. Guarda, guarda, grazie per le emozioni che ci date. Da Soragna, sai dov'è Soragna? No. Lo sapevo che non lo sapevi. Noi ci siamo, Tatiana, Maria Teresa, Donata, Mario, Claudio, è il primo concerto di Laila, o Laiza, vabbè, che ha 8 anni, che sempre nomadi. Yeah.
grazie. Ciao. Gli amici di Vestangone, spirito nomade, non so cosa ci sia lì dentro, ma sicuramente qualcosa che serve. Grazie. Che c'è Max? Mister, vedi che sta, vedi. Com'è? Sta parlando. Allora, lo faccio per il ciclo, senti, eh. È maggiore. No, non vi ci potete fare gli auguri di compleanno a Marta che compie gli anni il 30 dicembre, Deborah il 1 gennaio, Riccardo il 29 dicembre. Siamo gli amici bergamaschi bolognesi. Se avessi amici per mezzo di Romani, ora siamo diventati una grande famiglia, sempre Romani. Quindi Marta il 30, Deborah il 1 e Riccardo il 29. Non è che trittico. Io non ci ho capito niente, non lo puoi ripetere. Ti metto al posto. Sole muore, fiore, perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è vero? Lo corpo posso essere con un asino sotto il bastone, con un bimbo sotto l'educazione, con uno schiavo sotto il padrone. Così quando il sole muore, il fiore perdi il tuo colore, le qualità ti hanno reso vero, ma chi dice che il fiore è vero? Come il cordone sotto il morale, come il lavoro sotto il cantare, come il diverso sotto il cuore, con il presto sotto il dormare, così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le tue guai di amore svelo, ma chi lo dice che il fiore è vero? Con il Dio sotto la canzone, con l'amore sotto la convenzione, sotto l'illusione, con un mattone sotto la distruzione, così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le tue guardate di amore zero, ma chi dice che il fiore è nero, ma chi dice che il fiore è nero? Sole muore, timidi, le qualità, ma chi lo dice che il fiore è nero? Signore e signori, Sergio Rizzoli! We'll be right back.
Bianchi. Grazie. Così quando il sole muore, voi adesso. Sopporta e che amo più della mia vita, Donatella e mia figlia, Francesco Roberto. Grazie. Allora in cambio, per come scusarci, questa, Beppe Carletti. Grazie.
caro Sergio, lo specchio ti riflette.
sale i mercanti, sembra sempre grande festa. Se c'è il maiale mi tagliano la testa. La casa dei mercanti nascosta, blindata dal resto del mondo, protetta, isolata. Servi si aspetta la festa, ma se non è quel giorno, la speranza resta. La casa dei servi, casa dai sale, ai freni scossoni può anche crollare. La casa dei mercanti è alta su quel monte, la casa dei servi è in basso dopo il ponte. Ma le paure scendono giù, mentre i sogni soffrono, tengono donne rosse, leggono romanzi con intrecci rosa, sognano pazzi per abiti la sposa. La casa dei mercanti è alta su quel monte, la casa dei servi è in basso dopo il ponte. Bello. 53 per auguri a Beppe, Rina, Lorenzo, Giulia e Leri. 53, caro, 53. E volevo solo dire una cosa, che oggi è l'8 dicembre, oltre che l'Immacolata, è anche la ricorrenza della scomparsa di due artisti con la A maiuscola, e vorrei ricordarli con un applauso. Uno è Pino Mango e l'altro è John Lennon. Grazie. E per introdurre il prossimo pezzo, volevo anche dire che appunto siamo vicini al Natale, il prossimo brano parla della guerra in Siria, e vorrei un applauso per il popolo siriano. Vogliamo essere vicini a loro perché possono vivere almeno una volta un Natale sereno, non credo sia possibile purtroppo. L'orizzonte di Damasco. Non gli fate.
faccia fiore di lei, trasformando in cuore. Yeah.
questo silenzio? No. Cioè. Deve essere la cresima di Menippo. Cos'è? Sento solo sì, mi ha concesso il suo microfono per fare un... È arrivato un biglietto molto, molto bello, sicuramente. A di là di Nicoletta, ricordatevi che dopo la notte esce sempre il sole. Vi vogliamo bene, tutta la gente. Sfruttiamo la tua fisarmonica, dai.
già stata lottizzata, la riccia nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Ma che serve poi menarla con la storia del rifuso? Se ne crede l'hanno fondato una fabbrica di cioccolato, la luce nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Lo scopo delle streghe ne ha battuto la piazione, poi gli gira nella CIA, gli fa fare la microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, ma che serve poi menata con la storia del ricusso?
dalla Sardegna, dedichiamo la settima onda, se in scaletta, se la fate voi. Vabbè. Regina Marcella. Sei sempre puntuale comunque. Sono puntualissimo. No, che non ci vedo niente, non sono un po'. Vabbè. Qui.
grazie. Sergio Giorgioli, Tete Carletti, grazie. Ha fatto bene a farsi scrivere il tuo nome. Dove? Perché se non mi riconoscono. Anche io, anch'io. Dobbiamo... Potrebbero confondermi con te. Specialmente di profilo siamo molto simili. Tu pesi 103 kg. Forse, non lo so, forse adesso un po' di più. Allora andiamo avanti, bianchini. Perché nel prossimo pezzo parlo di uguaglianza, quindi... Mettiamolo giù in una maniera come... Ma non c'è neanche quello, perché non si può neanche fare una cosa, siamo grassi e grassi, quindi... mi viene di forza Juve. Esatto, si potrebbe anche dire quello. Io te l'avevo detto, eh? Non mai! Un mostro spaventoso, la gente divorava. Fratello contro fratello, odio contro amore. Uomini venivano uccisi solo per un colore. Ma nel suo giardino la speranza coltivava. Tutti i suoi fratelli con l'amore aiutava. Anche lui aveva un'idea, che il coraggio la portava, ma su tutto amava la vita, contro tutti lottava. Così un giorno vide un nero moribondo, fece proprio di tutto per riportarlo al mondo. Per questi bianchi pensarono che fosse un collaborazionista. Il suo nome scrissero sopra una mia lista. Un bianco fuggiasco alla sua porta andò a bussare, da cercare scampo alla morte, da lui si fece salvare. Così anche lei lo odiarono, giurarono vendetta, perché chi non era con loro doveva morire in fretta. In una notte di luna l'uomo buono camminava sopra il crinale di un monte che due valli divideva. Da una parte gli angeli lo spiarono, pronti a colpirlo al cuore, dall'altra i neri stanno per placare il loro furore. Partirono colpi insieme, cadde con gli occhi al cielo, sul suo sguardo stupito si stese un mio velo. I neri felici esultarono come gli angeli alla loro volta, ma essi non sapevano che la pietà era morta. Passato per il
giorno d'inverno. E adesso sono nel vento. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. We'll be right back.
Il bimbo
ristrette, lo sguardo era triste, gli occhi guardavano cose mai viste. E poi Sergio Falzone, Cicco Regioni, grazie. Guarda, Ignazio, a tutti gli amici che sono rimasti in Sardegna, io ci credo ancora, Valentina Marcello. Aspetta un attimo. Cosa ti è successo? C'è un bigliettino, mi... Aspetta, si casa a porte? Me l'ho dimenticato. Per Yuri, oggi per me è un giorno speciale perché domani è il mio compleanno. Mi puoi dedicare Io ci credo ancora. Cristina, dove sei Cristina? Tanti auguri, felici, tanti auguri a te, Giacca Mina. Auguroni Cri, un bacione. Thank you.
sale. Se tu lo vuoi, ti rivelo segreto del cammino suono. Stay.
sorprendermi della pazzia che danza intorno a me. E penso che dovrei difendermi, ma è più difficile combattere se il pianto di una madre può salvare.
vicini. Dedicata Giada, che ha 2 anni, che attualmente si trova all'ospedale. E il papà Andrea e la mamma Maria non mollano, si danno forza ascoltando le canzoni dei Nomadi. Ci mandiamo un grandissimo abbraccio alla famiglia. Possiamo dedicare una canzone. E troppi ore la vita tra le cose, e il film buio serve ad immaginare la ragione che ci fa provare. So che può far bene anche gridare e rispettare l'anima dal tortore. So che hai che andarmi dove l'amore, perché voglio amare. Yeah.
Grazie. Ascoltarvi, mi auguro ancora mille anni con voi, sempre la mano di Gabriella.
tanti cuoricini, viva Beppe! Come si vede? Si vede? La noche estaba ya comenzada.
vicino a lui sorrideva. Let's
fantastiche trasformate lungo le nuvole di giorni, un mondo fatto di città, essere coscioli, ingoiare e la sua stanca civiltà è un mio porto ai buoni delle strade di morto nella roba pesante di morto ormai non crede di ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria e dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che facita detto di fatti a vicine paure una briga che solo fa cadere il terrorismo interessato e l'inta fatta di vuoto di pubblicità di chi sta sempre con la ragione nei campi di sterminio di morto, primi della razza di morto, con gli occhi partiti e morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo, una speranza perlata, ad un futuro che è già in mano, ho una rivolta senza armi, e come tutto al messo piano, si muore per tre giorni e poi risorge, in ciò che noi crediamo di risolto, in ciò che noi vogliamo di risolto, nel mondo che faremo di risolto. Ciao Beppe, Daniele, Massimo, Cico, Iuri, Sergio, siamo due vostri fans affiatati, Mauro Mary, oggi volevamo esserci ma purtroppo Mary Mary è malata, comunque probabilmente siamo lì con voi come tantissime altre volte in giro per l'Italia, siamo orgogliosi di fare parte del popolo nomade, sempre sempre nomadi, Mauro Mary da Scandiano, ma isolani dalla Sardegna. Grazie, grazie anche in momenti difficili. Grazie davvero, grazie ragazzi. Aurone, nuova DOC, gli amici di Volta Mantovana. Ci sono, caro Barba, ci sono un sacco di amici sardi che sono venuti a trovarci oggi, eh? Sempre nomadi, la bandiera della Sardegna, sempre nomadi, nomadi, mille anni. E Barba, guarda, tante belle greffe e gusto d'olio, ciao Cinco Beppe, Massimo, Danilo, Sergio, io sono Marcello dalla Sardegna, voglio dire a mia moglie Valentina per la grande passione che mi ha trasmesso per i nomadi, grazie e sempre nomadi. Sempre nomadi, grazie per Elisa e Dante e tutti i ragazzi che purtroppo sono con loro, canzone per un'amica, grazie. Se l'amicizia fosse una goccia d'acqua tu saresti un oceano, donna, grazie, nomadi del cuore, Patti e Paolo presenti. Faccio una cosa bellissima, dice carissimi nomadi, il prossimo 29 dicembre, il giorno prima di Massimo, se infatti è vero, sarà il mio 12° compleanno, mi piacerebbe ricevere gli auguri da tutti voi, vi dedicate una canzone a vostra scelta, vi voglio bene, Francesca, Francesca compie gli anni, dov'è, fatti vedere Francesca, c'è della luce Michael?
Francesca. Voilà, grande Francesca. Francesca, dovresti già essere a letto per adesso. A 12 anni mi mettevano a letto questo. Comunque, augurissimi. Napoli Vascaggio, la dell'Arrianza. In Verigo Como, grazie. Una dedica speciale al nostro caro amico Robin che ascolta solo e sempre nome di Irene, Marco, Patti, Paolo, Paola, Michele e Hulk. Mi dici, non lo so. Ordine e progresso. Dove sei, Douglas? Saluti a tutti gli amici di Villa Massarza della Sardegna e anche quelli della Maddalena che sono qua con noi. Come dicevo, saluti. Massimo Prima, buon compleanno, Cristina. Sempre la Sardegna, siamo noi, nome di Sardi. Tiesi, presente, grazie. Nome di Pasquale, ultima salita, Desenzano del Garda. Grazie. Oh Mario, ti lascio una parola, goodbye. Sono gli amici di Casal Buttano. L'associazione crescerai. Nomadi Pastel, Sangone, Torino, spirito nomade. Sergio, grazie. Spostati che mi copri te. Del gruppo di Cagliari. Sempre nomadi, emozionante, grazie all'emozione, tutte le emozioni. Grazie. Il sogno di due sedicenni in realtà per un intero popolo, sempre solo nome di Rocco di Terranova e giocare per la famiglia. Ora Rocco, questa di Riccardo, la nostra è solo. Già non capisco quando parli. Nome di pace e non violenza. E lo dice uno che è un ex boxer, un calciatore di quelli seri. A me come si gongola. Un bravo bassista. Mi hanno lasciato la brava di Irene, Marco, Roberto, Savona, Augusto Davoli, Dante Bergrafi, che voglio vivere al fianco la bandiera della pace, nomadi spirito vagabondo.